individuato dalla Digos di Vicenza e dalla polizia postale. Il tifoso, autore di un video con frasi razziste rivolte ai calabresi, disposto DASPO per 5 anni, occhiuto, ora abbassare i toni. Ci sarà anche la possibilità di utilizzare la tribuna Rao per la gara di venerdì al Marulla, intanto a Reggio manifestazione dei tifosi. Iniziativa con gli studenti al Teatro dei Ruderi di Cirella, la presenza del capo della polizia Gabrielli per ribadire il grande valore della legalità. Iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati a Reggio per protestare contro la riforma Cartabia. La comunità di Roccella Ionica è preoccupata per i numerosi sbarchi che si succedono a ritmo insostenibile. Il sindaco chiede aiuto alla ministra Lamorgese. C'è anche il tavolo operatorio virtuale a disposizione degli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia all'Unical. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio: DASPO e inchiesta penale per il tifoso del Vicenza che ha offeso in un video i supporter calabresi durante appunto il match Vicenza-Cosenza. Ma vediamo i particolari nel nostro servizio. La polizia postale e la Digos di Vicenza hanno individuato l'autore del video registrato allo stadio Menti, che ha offeso con frasi razziste, definendoli scimmie calabresi, i supporter rossoblù durante la partita Vicenza-Cosenza. Si tratta di un 22enne vicentino senza precedenti penali, per il quale il questore di Vicenza Paolo Sartori ha disposto il DASPO. In considerazione della gravità dei fatti, ha detto il questore, delle modalità attuate e dei toni che ha usato, con il rischio serio di creare problemi di ordine e sicurezza pubblica, il giovane non potrà avvicinarsi allo stadio di Vicenza nel raggio di 500 metri. DASPO per 5 anni e inchiesta penale della procura. Bene così è il commento del governatore della Calabria Roberto Occhiuto, che invita, in vista della partita di ritorno venerdì a Cosenza, ad abbassare i toni. Si pensi, ha aggiunto, ad una gara che deve essere solo competizione sportiva e nulla più. Una vicenda che aveva creato davvero delle tensioni. Torniamo a Cosenza, allo stadio Marulla, perché è probabile l'apertura di un altro settore dello stadio San Vito Gigi Marulla in vista della gara di ritorno dei play-out tra Cosenza e Vicenza. Incontro in comune oggi tra il sindaco Franz Caruso e i vertici della società rossoblù. Vediamo. Ci sono le condizioni per riaprire la tribuna Rao, è emerso dall'incontro tra il presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio e il sindaco di Cosenza Franz Caruso. Nelle prossime ore, dunque, potrebbero essere disponibili altri 1200 posti per la gara tra Cosenza e Vicenza, dopo che i taglianti dei settori aperti, circa 18.000, sono stati polverizzati in pochi giorni di prevendita. L'attesa per il match di ritorno dei play-out di Serie B è spasmodica. I lupi hanno perso di misura in extremis il primo round al Menti, ma nonostante le tante assenze hanno lanciato segnali positivi e incoraggianti per la gara del Marulla. Ai rossoblù di Bisoli, che hanno già recuperato tutti i giocatori colpiti dal virus influenzale, l'attaccante Vincenzo Millico, da ieri in gruppo, basterà pareggiare il gol subito o comunque vincere la gara con qualsiasi risultato per conquistare il diritto a partecipare al prossimo campionato di Serie B, il quinto consecutivo per la società silana. Dopo le tensioni e le polemiche innescate agli episodi dubbi avvenuti nel corso dei 90 minuti giocati giovedì scorso, ci si avvicina alla gara decisiva in un clima di entusiasmo che non si viveva da tempo. L'ultima impresa del Cosenza, risalente al campionato 2019-2020, con la rincorsa post-lockdown, ebbe come scenario gli stadi vuoti. Venerdì il Marulla tornerà a splendere come la serata della semifinale playoff con il Sud Tirol, la notte magica in cui i lupi ribaltarono la sconfitta subita a Bolzano. Corsi e ricorsi storici. Sono stati già effettuati alcuni interventi per la messa in sicurezza della copertura della tribuna B. Bisogna verificare se gli interventi effettuati e quelli che continueremo ad effettuare fino a domani saranno sufficienti per garantire la sicurezza di quella parte dello stadio. Adesso, con l'utilizzo di questa rete
a maglie strette che si sta posizionando sotto la tribuna, sotto la copertura, si dovrebbe risolvere il problema. Quindi sono certamente fiducioso che domani si possa dare il via libera all'apertura di tutta la tribuna e consentire a tutti questi tifosi, che numerosissime stanno chiedendo di poter acquistare i biglietti, di partecipare venerdì sera al match di ritorno Cosenza-Vicenza. Cosenza è una città, l'ho dichiarato stamattina, ospitale, sportiva, accogliente, che certamente saprà, come dire, interpretare al meglio quello che è il compito che tutti i tifosi hanno: sostenere la propria squadra nel rispetto delle regole. Daremo un grande esempio di sportività e anche di civiltà. E quindi fervono i preparativi, ci spostiamo a Reggio perché anche lì ci sono state delle tensioni, i tifosi sono scesi in piazza, vediamo. Manifestazione molto importante che dà anche il senso di quello che la tifoseria, ma un po' tutta la città vuole dimostrare, appunto, di appartenenza e di vicinanza a questo momento difficile del nostro club. Ovviamente noi come istituzioni abbiamo sentito il dovere di essere qui in piazza accanto a loro. Più che dare rassicurazioni, abbiamo dato la nostra disponibilità ovviamente a monitorare che gli step che vedranno l'avvocatessa Perna in prima persona affrontare da qui alle prossime settimane vengano rispettati per permettere ovviamente al club di potersi iscrivere al prossimo campionato. Una volta che c'è il dato reale della situazione economica della società, si potrà contrattare con gli eventuali compratori, eventuali azionisti che desidereranno entrare nella Regina Calcio. Ad oggi il compito delle amministrazioni, e che noi stiamo portando avanti assieme alla città metropolitana, è quella di vigilare su questi percorsi affinché alla data del 22 giugno ci possa essere l'iscrizione della Regina Calcio nel campionato di Serie B e non si perda così la categoria. E chiudiamo questa ampia pagina dedicata al calcio non giocato. Speriamo invece di darvi conto poi nelle prossime ore delle competizioni in campo e di problemi superati. Cambiamo argomento. Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha partecipato stamattina alla giornata per la legalità nel ricordo dei 30 anni delle stragi di mafia che si è tenuta a Cirella di Diamante. Ha esortato gli studenti, Gabrielli, presenti, ad essere protagonisti del loro tempo. Vediamo. Le conquiste, soprattutto sul versante della legalità, non sono conquiste ora per sempre, sono conquiste che ogni giorno devono essere riaffermate. È stato Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per la sicurezza della Repubblica, l'ospite d'onore della giornata per la legalità nel ricordo dei 30 anni delle stragi di mafia che si è tenuta nel Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante, promossa dall'amministrazione comunale guidata dal senatore Ernesto Magorno. Presenti le autorità politiche, istituzionali, religiose e militari del territorio e centinaia di studenti che sono stati anche protagonisti sul palco e proprio ad un attivo protagonismo nella vita civile sono stati invitati da Gabrielli, che ha dialogato con il giornalista del Corriere della Sera, Francesco Verderami. Che in fondo noi siamo come dei lampioni lungo una strada. A noi è stato dato di illuminare un pezzo di strada. E allora molto spesso abbiamo la consapevolezza che quel viale ha punti nei quali i lampioni non funzionano, ma noi non ci dobbiamo porre il problema del perché e del per come, semplicemente, gli altri lampioni non funzionano. Dobbiamo in qualche modo svolgere noi un ruolo, un compito. Gabrielli ha invitato anche a non essere indifferenti, a non girarsi dall'altra parte e ha sottolineato l'importanza della scuola e dell'impegno di ciascuno nella formazione personale, perché chi si impegna, ha detto ancora il sottosegretario, è il futuro di questo paese.
Erano stati condannati lo scorso 6 novembre del 2021 nel giudizio con rito abbreviato nell'ambito del processo Rinascita Scott, a pene fra 12 e 20 anni di reclusione per associazione di stampo mafioso e altri reati aggravati dal metodo mafioso, ma erano tutti in libertà a causa dell'annullamento della misura cautelare operato dal Tribunale della Libertà e dalla Corte di Cassazione. Oggi i carabinieri hanno arrestato 11 indagati, la misura cautelare scaturisce da una nuova valutazione a seguito della condanna, del pericolo di fuga e del rischio di reiterazione del reato. I militari hanno operato in provincia di Vibo Valentia, in Lombardia e nel Lazio a seguito della richiesta della DDA di Catanzaro accolta dal giudice per le indagini preliminari. A Reggio l'iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati per protestare contro la riforma Cartabia. Vediamo. Oggi in Italia è sciopero dei magistrati contro la riforma della giustizia, a proclamarlo l'ANM, che pure Reggio Calabria, in un'aula del CEDIR, che ospita gli uffici giudiziari, ha voluto manifestare contro la riforma Cartabia. Gerarchizzazione estrema degli uffici e poi... E poi aziendalismo esasperato, che sono due categorie che non ci appartengono. Io ricordo solo che l'articolo 104 e l'articolo 107 della nostra Costituzione fanno della magistratura un organo, un potere assolutamente autonomo e indipendente, tanto dall'esterno, nel pieno rispetto degli altri poteri, quanto all'interno. Fra i presenti il segretario nazionale di Magistratura Democratica Stefano Musolino, il presidente della Corte d'Appello Luciano Gerardis, il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, ma pure vari avvocati, incluso il presidente dell'Ordine Forense Rosario Infantino. Non un'adesione alla protesta, la loro, ma un contributo all'analisi della riforma che secondo i legali presenta anche molte luci. Non sarà la riforma migliore, però sicuramente prevede delle modifiche sia per quanto riguarda l'accesso alla magistratura, sia per quanto riguarda la riduzione dei fuori ruolo, sia per quanto riguarda la valutazione meritocratica, che costituiscono dei freni, diciamo, a quelle che sono le patologie che sono emerse e soprattutto alla degenerazione correntizia. Ma cosa invece non vi convince? Non vi è una modifica del sistema elettorale del CSM. Ad aprire i lavori il presidente reggino dell'ANM Roberto Di Palma. In remoto, tra gli altri, sono intervenuti la vicepresidente nazionale dell'ANM Alessandra Maddalena e il GIP di Milano Mico Santoro, per 24 anni in servizio a Reggio. I magistrati considerano punitiva la riforma. Convitato di pietra è il caso Palamara, che li ha messi sulla graticola. Ancora possiamo dire la nostra e possiamo, tra virgolette, indurre il legislatore, specie anche nelle modifiche che saranno trattate al Senato e nei decreti attuativi, con la possibilità di rivedere alcuni punti cruciali. Restiamo nel Reggino perché la comunità di Roccella Ionica è preoccupata per i tanti sbarchi che ormai arrivano quotidianamente, quindi succedono a ritmo insostenibile. Il sindaco lancia un appello e chiede aiuto alla ministra Lamorgese. Vediamo. Solo nell'ultimo weekend ci sono state 3 operazioni di soccorso in mare e 243 migranti sono giunti al porto di Roccella Ionica e sono già 17 gli sbarchi registrati nel 2022 e nei primi 4 mesi di quest'anno sono stati 1.300 i migranti soccorsi contro i 200 dello stesso periodo del 2021. È evidente che c'è un trend di crescita molto molto importante, tenendo conto che il 90% degli sbarchi avviene nei mesi di giugno, luglio e agosto. Insomma, bisognerà attendersi numeri straordinariamente alti. Adesso il comune di Roccella chiede l'intervento sul posto del ministro Lamorgese perché, nonostante l'enorme e costante supporto della prefettura e l'aiuto dei volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile regionale, il comune non ha risorse umane, professionalità adeguate e capacità finanziaria per gestire questi numeri. Tra poco sarà difficile anche fornire acqua e pasti ai migranti, un allarme lanciato già nei mesi scorsi. Mi rivolgo al ministro Lamorgese perché è ovvio che questi numeri non è possibile che siano gestiti dal comune. Non esiste nessuna realtà in Italia
che gestisce questi numeri, non esiste nessuna realtà di 6.000 abitanti che è in grado di poter gestire questi numeri. Roccella da sola non ce la può fare. L'impegno del Ministero è stato quello di recuperare i fondi per la realizzazione di un piccolo hotspot, che però sarà realizzato tra non meno di 2 anni, un anno e mezzo, 2 anni. Quindi noi dovremmo vedere per quest'estate cosa mettere in piedi. Si deve mettere in piedi un sistema emergenziale per gestire una situazione che puntualmente, nel senso diciamo, di punto specifico di sbarco, è effettivamente una situazione emergenziale. Siamo al bollettino di oggi, quindi alla pagina dedicata al Covid. Calano i contagi, 446 oggi le nuove infezioni nella nostra regione, però resta piuttosto alto il numero dei morti, oggi sono 4, vediamo. Segno meno per i contagi in Calabria, 446 nuovi positivi a fronte di 2.870 tamponi effettuati. Resta Cosenza la città con il maggior numero di infezioni, 213, seguita da Reggio Calabria, 119, Catanzaro 79, Crotone 23, Vibo 10. Calano anche i ricoveri in area medica, 190 in totale nella regione, meno 6 rispetto a ieri. Stabili le terapie intensive, oggi 4 i decessi. 3 a Cosenza, 1 a Catanzaro. All'Università della Calabria, perché è a disposizione degli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia e tecnologie digitali, un tavolo operatorio virtuale che facilita lo studio del corpo umano, uno strumento utile sia per la didattica che per la clinica. Vediamo. Adesso stiamo presentando ai ragazzi un caso clinico un po' particolare di una persona che presentava un quadro patologico da enfisema polmonare. Gli studenti del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e tecnologie digitali dell'Unical osservano le immagini sullo schermo del tavolo operatorio digitale in funzione dal mese di aprile nel Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, uno strumento che si presta a diversi utilizzi nelle attività didattiche e cliniche. Si tratta di un tavolo operatorio che riproduce con tecnologie digitali la tridimensionalità del corpo umano, quindi una riproduzione quanto più rigorosamente accurata e fedele a quella che è la realtà anatomica. Non occorre più disporre di un pezzo anatomico per la cui preparazione occorre del tempo, occorrono ore, occorrono giorni, ma abbiamo, diciamo, la disponibilità di una riproduzione accurata di tutti i dettagli di un corpo umano, di cui si può disporre in qualunque tempo e quindi a vantaggio anche della preparazione dello studente. E poi c'è un altro aspetto, è un tavolo anatomico che serve anche alla preparazione di una certa interventistica complessa, come è avvenuta in un passato recente, quindi per la preparazione anche di interventi chirurgici di una particolare complessità e soprattutto anche per affrontare gli aspetti tridimensionali della fisiopatologia d'organo. Le esercitazioni sono dedicate a gruppi di studenti che hanno a disposizione le ricostruzioni 3D di quattro corpi caricati nella memoria del tavolo operatorio virtuale. Sono delle ricostruzioni 3D di immagini ad altissima risoluzione bidimensionali e che gli permettono quindi ai ragazzi di fare quello che normalmente uno studente in medicina dovrebbe fare, che è la segmentazione dei corpi e quindi andare dalla parte esterna verso l'interna ad andare a vedere tutte le connessioni che ci sono nei diversi sistemi e apparati che costituiscono il nostro organismo. Oltre a questo, il tavolo ha anche la possibilità di andare a generare dei processi fisiologici naturali, tipo un battito cardiaco, il flusso circolatorio, la respirazione. E hanno la possibilità anche di fare una sorta di endoscopia cardiaca virtuale. Oltre a questo, questo tavolo ha anche un software che permette, o meglio, aiuta i ragazzi virtualmente di poter fare dei sistemi di iniezioni sia endovena sia intramuscolo, nonché anche la possibilità di poter mettere dei catetere virtualmente. Si è conclusa a Trieste, Olio Capitale, la kermesse dedicata all'extravergine di qualità. Molte le imprese calabresi presenti, vediamo.
L'olio calabrese è protagonista a Trieste del Salone degli Oli Extravergine Tipici e di Qualità, in mostra le migliori produzioni tra IGP e DOP italiane e straniere. Dal 13 al 15 maggio Olio Capitale ha consentito ai numerosi visitatori di apprezzare le qualità dell'olio, che non è un semplice condimento ma un vero e proprio alimento. Alla manifestazione è attivo anche un oil bar che, anche attraverso mini corsi, ha consentito di imparare a conoscere le qualità degli oli e a distinguerne pregi e difetti. Presso gli stand della regione Calabria poi anche la degustazione del pane di cerchiare selezionato da Slow Food. Significativo inoltre per i produttori calabresi l'inserimento delle proprie aziende sul marketplace digitale Olio Capitale Shop, che consente la commercializzazione dei prodotti anche per via telematica. Stiamo sostenendo il nostro settore olivicolo con grande determinazione, settore che va organizzato grazie ad un cappello che la Calabria ha ed è proprio il riconoscimento per l'IGP per l'intera regione. In alcune aree della Calabria abbiamo DOP, ma questo riconoscimento dell'IGP, che è un consorzio che peraltro abbiamo nell'ultimo anno finanziato con una misura 3.2, che è una misura promozione, oggi ha la possibilità di fare azioni di promozione sul sistema dell'olio. Abbiamo visto qui tante aziende che rispetto ad altre hanno negli anni svolto un'azione basata sulla qualità della produzione, sul packaging, e tutto questo ha fatto sì che esse abbiano aumentato il valore della produzione. L'inquinamento ambientale influisce senz'altro sull'aumento delle malattie dermatologiche e allergiche. Un convegno medico si è occupato dello stato dell'arte di questa problematica che interessa sempre più persone. Al centro dell'attenzione anche la sana alimentazione. Vediamo. Quanto l'inquinamento ambientale influisce sull'aumento delle malattie infiammatorie ed allergiche? La risposta è molto, e di questo si è dibattuto a Cetraro nel corso di un simposio che ha interessato il mondo medico e farmaceutico. Nelle diverse sessioni di studio, al centro dei lavori le malattie dell'apparato respiratorio, ma anche della pelle, affatto trascurabili, visto che purtroppo, a causa dell'opera distruttrice dell'uomo sull'ambiente, le diverse patologie sono in forte aumento. Gli inquinanti ambientali infatti determinano problemi sia sulle vie respiratorie, che sono quelle più coinvolte, quindi dalla rinite, congiuntivite, all'asma di tipo allergico, all'asma bronchiale. Parliamo anche di asma grave, quindi purtroppo condizioni che possono anche provocare addirittura la morte. E poi si è parlato anche nell'ambito del convegno di allergie dei menotteri, quindi sappiamo che gli menotteri possono determinare shock anafilattico, per cui va valutata, non le allergie sono patologie importanti che sicuramente devono essere un po' rivalutate. L'approccio medico parte dalla valutazione dei rischi e degli effetti collegati alle diverse patologie e anche dallo studio della giusta alimentazione, che può essere determinante in molti casi. Valutare quelli che sono i fattori che influenzano le espressioni delle patologie e quanto sono influenzate, e riconoscerli significa intervenire in maniera precoce su quelli che sono i fattori di rischio, prevenirli, allontanarli e quindi ridurre l'incidenza della patologia. Quindi una sana alimentazione incide nettamente sull'espressione della patologia psoriasica, sull'espressione dell'orticaria, sulle malattie allergiche in genere, sulle patologie dermatologiche che hanno una base infiammatoria. Comics City, la manifestazione ludica e culturale promossa dal Museo del Fumetto nella Notte dei Musei, ha portato tanti curiosi alla scoperta dei misteri del centro storico cosentino tra racconti leggendari e suggestive canzoni tradizionali. Vediamo. Un tour alla scoperta della storia e delle leggende che caratterizzano alcuni luoghi del centro storico cosentino. Lo ha promosso il Museo del Fumetto nella Notte dei Musei. Si parte dalla cattedrale per passare poi dal ricco museo diocesano e anche tra le viuzze più nascoste e misteriose. Racconti e musiche antiche e suggestive in un percorso molto apprezzato dai tanti curiosi e dai turisti presenti. Questo progetto fa parte sempre di Comics City,
che prevede una serie di appuntamenti, rassegne, mostre, incontri, laboratori e tanto altro, e nello specifico questo è il Comics Tour, dove una guida e degli attori che si ispirano a dei personaggi dei fumetti ci portano in giro nel centro storico, in un viaggio che è misto fra realtà e leggenda. Quindi questa sera chi seguirà questo percorso avrà la possibilità sia di approfondire da un punto di vista storico quelli che sono questi luoghi con tutta la loro tradizione ormai millenaria, ma anche le leggende che da anni ruotano intorno. Ci saranno anche delle incursioni musicali che permetteranno di evocare ovviamente delle atmosfere di un tempo, insomma, reali, immaginarie, passate, presenti e future. Quindi insomma una sorta di percorso immersivo per riguardare quello che abbiamo intorno con un occhio diverso. Il percorso turistico-culturale si è concluso proprio nel Museo del Fumetto, dove erano state preparate molte attrazioni originali. Il racconto della Cosenza misteriosa, la mostra dedicata a Frida Kahlo e le donne di Calabria, l'angolo del make-up e del body painting e uno shooting fotografico. E ricordiamo che sono anche ricominciati i corsi di fumetto. Dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia siamo ripartiti con la scuola di fumetto e ci sono corsi per ogni età, dai 6 ai 9, dai 10 ai 14, e venerdì ospiteremo un grandissimo autore italiano che è Luigi Sinescalchi, disegnatore di Dylan Dog, Giulia, Nick Ryder, il commissario Ricciardi, e sicuramente ho dimenticato qualcosa del suo curriculum. Insomma, un appuntamento da non perdere, e noi come di consueto chiudiamo con le notizie dalla borsa. Le borse europee chiudono incerte e Wall Street prosegue in rosso, in un clima appesantito in parte dai dati macro cinesi e dal taglio delle stime di crescita dell'Eurozona. La Commissione europea ha previsto un rallentamento dell'economia al 2,7% nel 2022 e al 2,3% nel 2023, con un'inflazione in rialzo al 6,1% quest'anno e al 2,7% l'anno prossimo. Il PIL dell'Italia è atteso al 2,4% quest'anno e a più 1,9% nel 2023. Goldman Sachs, invece, ha tagliato le previsioni sulla crescita americana al 2,4% quest'anno e all'1,6% nel 2023, dinamiche che alimentano un clima di avversione al rischio in un contesto caratterizzato dalla guerra in Ucraina, dall'inflazione elevata e dalla prospettiva di una politica monetaria meno accomodante. In questo clima incerto, il FTSE MIB di Milano chiude poco sotto la parità, meno 0,1%. In ordine sparso, il FTSE 100 di Londra a più 0,6%, l'IBEX 35 di Madrid a più 0,1%, il DAX di Francoforte a meno 0,5%, il CAC 40 di Parigi a meno 0,2%. Oltre oceano viaggiano in calo il Dow Jones a meno 0,2%, l'S&P 500 a meno 0,6% e il Nasdaq a meno 1,3%. Sul Forex l'euro-dollaro resta a 1,042, mentre il dollaro-yen è stabile a 129,1. Il rialzo alle quotazioni del greggio, con il Brent a più 1% a $112,7 e il VTI a più 1,5% a $110,3. Sull'obbligazionario il BTP Bund si attesta a 190 punti base, con il rendimento del decennale italiano in risalita al 2,83%. Tornando a Piazza Affari, bene Saipem a più 8,1% e Interpump a più 5,1%, in scia a giudizi positivi degli analisti in seguito alla diffusione dei risultati del primo trimestre 2022. Bene anche Tenaris a più 4,3%, mentre arretrano Nexi a meno 4,7%, Ferrari a meno 3,5% e Moncler a meno 2,2%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava e messi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.